Il presidente di Nuova Banca Etruria, Roberto Nicastro, ha incontrato le realtà economiche e istituzionali di Arezzo per elaborare insieme un rapido rilancio dell'istituto di credito. Una giornata vissuta gomito a gomito con l'amministratore delegato Roberto Bertola e Maria Pierdicchi, consigliere indipendente della New Bank. Una giornata spesa nella città del Cavallino Rampante per arrivare a un collocamento sul mercato di Nuova Banca Etruria, capace di attrarre partner di qualità che possano salvaguardare numeri e dimensione territoriale della banca. Un percorso minato dalla caduta libera della fiducia dei risparmiatori. Dobbiamo stare attentissimi, anzitutto per la comunità di Arezzo, a non buttare il famoso bambino con l'acqua sporca. Abbiamo per esempio molto apprezzato, l'ho detto anche pubblicamente sul Corriere della Sera, un intervento come quello del Vescovo di Arezzo, che ha anzitutto correttamente, giustamente evidenziato l'esigenza di portare soluzioni concrete per i piccoli risparmiatori, ma ha anche ricordato di non dimenticare assolutamente il fatto che c'è una nuova banca che è fondamentale per il benessere, per lo sviluppo e per l'economia di Arezzo e della provincia di Arezzo. Nuova Banca Etruria verrà venduta in primavera e stanno già arrivando interessamenti da parte di realtà italiane e straniere. Nella vendita dell'istituto si cercherà di valorizzare le professionalità e i servizi di eccellenza a servizio del settore orafo, agricolo e dell'export. Allo stesso tempo si cercherà di far pesare la territorialità di riferimento, anche se in questo ambito non ci saranno paletti precisi. Un aspetto che avrà un peso più rilevante a seconda di quanto gli aretini faranno per difendere il loro istituto, ovvero, leggendo tra le righe, di quanti prosciugheranno i loro conti correnti in favore di altri istituti. Il tutto andrà poi messo naturalmente in relazione con le cifre delle offerte di acquisto che verranno presentate. E in merito ai risparmiatori colpiti dall'azzeramento del valore delle obbligazioni subordinate, il Presidente ha sottolineato come le persone più duramente colpite siano 683, per un valore di 17 milioni di euro. Come banca, ciò che possiamo fare è fare sostanzialmente due cose. Certamente auspicare che i tempi siano il più rapidi possibili nell'istituzione del fondo, ma dall'altra parte, siccome abbiamo uno strumento concreto, che è quello della predisposizione delle carte, noi abbiamo attivato una task force che, partendo proprio da questi 683, il più velocemente possibile si porti avanti, per cui il momento in cui partirà questo processo del caso per caso, questo processo partirà col fatto che, partendo dai casi più esposti e andando avanti sugli altri, le carte siano pronte e questo faciliti e velocizzi al massimo il processo di soddisfazione per questi risparmiatori.